Decine di volontari lavorano a pieno ritmo nel campo profughi di Ras Jedir da vari giorni per dare assistenza ai rifugiati che fuggono dalla Libia verso la Tunisia. Gruppi d'accoglienza, assistenza per trasportare bagagli ed effetti personali, distribuire acqua e viveri. Cerchiamo solo di dargli un minimo di sostegno morale o comunque di fornire un po' di cibo, delle coperte, pannolini, vestiti per i bambini, dice una volontaria. Tra le tante iniziative, il Club Africano, uno dei maggiori club di calcio tunisini, ha organizzato delle caravane di aiuti per i rifugiati. Uno degli organizzatori spiega che la società onora così il messaggio di pace e solidarietà che dovrebbe ispirare ogni organizzazione sportiva. Il Club Africano ha preso l'iniziativa per essere tra i primi a fornire aiuti ai rifugiati e ci sono altre due caravane che sono in arrivo, dice. Gli sforzi si moltiplicano qui a Ras Jedir per garantire migliore accoglienza ai rifugiati, dice il nostro inviato. D'altro canto, tutte le associazioni e le organizzazioni umanitarie tunisine e internazionali fanno appello a Nazioni Unite ed Unione Europea affinché si metta in opera un piano d'evacuazione dei rifugiati verso i loro paesi d'origine. La crisi non è più una crisi umanitaria, quanto piuttosto una crisi nella capacità di accogliere nuove persone ogni giorno che passa. Jamal Azzedini, Qanat Euronews, dal Mabar al-Hududi di Ras Jedir.